In aula il documento di economia e finanza. Scuola, arrivano i voucher. Le province a un anno dalla legge regionale. Il 13 dicembre il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del documento di economia e finanza regionale e ha approvato la delibera che modifica il piano triennale per il diritto allo studio e introduce i voucher per le spese scolastiche. In mattinata l'assessore alla cultura ha svolto una comunicazione sul bando per la scelta del direttore del Museo del Cinema, sulla quale si è aperto un dibattito. Nella pausa dei lavori il vicepresidente del Consiglio e il presidente della Commissione Sanità hanno ricevuto una delegazione dell'Associazione Prima Luce di Torino, che chiede l'istituzione in Piemonte di una casa maternità dove le donne possano scegliere di partorire. Con l'assessore regionale alla sanità hanno poi ricevuto la delegazione dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Amica, i cui 45 dipendenti rischiano il licenziamento dopo la decisione dell'azienda sanitaria Torino 2 di assegnare il servizio di trasporto dei pazienti, tramite appalto, ad altri soggetti. In chiusura di seduta, infine, il presidente del Consiglio regionale ha ricevuto i rappresentanti delle associazioni CSA, Autismo e Società, Luce per l'Autismo e Fondazione per la Promozione Sociale Onlus, che hanno evidenziato le difficoltà che malati e disabili incontrano quotidianamente nello svolgere le funzioni più elementari. In copertina! Il 13 dicembre il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del documento di economia e finanza regionale 2017-2019. Il DEFR, che disegna il quadro di riferimento economico e sociale all'interno del quale opera il bilancio regionale, illustra gli obiettivi e la compatibilità delle risorse. Il documento dovrebbe consentire di coprire nel triennio la pesante situazione di disavanzo, pur mantenendo tra il 2017 e il 2019 il livello dei servizi garantiti nel 2015 e 2016. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la delibera che introduce i voucher scolastici in sostituzione degli assegni di studio. I voucher permetteranno alle famiglie di avere la disponibilità del contributo regionale prima di effettuare le spese per iscrizione, frequenza, libri, trasporti e attività integrative. Gli importi, in base alle fasce di reddito e ai diversi ordini di scuola, rimarranno gli stessi. Maggiorazioni per gli studenti disabili, per chi ha disturbi di apprendimento e per gli allievi delle scuole superiori dei comuni montani. A poco più di un anno dall'approvazione della legge regionale 23 che ha riordinato le funzioni amministrative di province e città metropolitana in applicazione della legge Delrio, si è tenuto a Palazzo Lascaris un seminario su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa. All'incontro hanno partecipato consiglieri regionali, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali.